Lana Del Rey, le prime immagini del video Vite Mustang. Arriva il video del terzo singolo di Lana Del Rey, Vite Mustang che, insieme a Love and Lust for Life hanno reso l'omonimo album un successo. Il grande ritorno della cantante al mondo della musica è stato ricevuto dai fan con entusiasmo, e il video promette di farci riflettere. Il nuovo video di Lana Del Rey? Parla di una macchina. A volte, le storie più belle nascono sul sedile di un'auto. Nata Elizabeth Wooleridge Grant, la cantante sfrutta il suo immenso talento per raccontare di un futuro immaginario, in una Los Angeles che ancora non possiamo neanche immaginare. Nella clip, Lana guarda dalla finestra mentre riporta alla mente alcuni degli eventi che hanno accompagnato la love story con il suo fidanzato, interpretato da Vare Islandese e Gilson, conturbante ragazzo della porta accanto che, per il ruolo, Lana è riuscita a scovare sul social. I due ballano sulla musica sobria dei mariachi messicani e si dicono addio, a quel punto Lana si mette al volante della sua Mustang bianca. Tratta da un album intensamente emotivo come Lust for Life, questa canzone è un insieme di ricordi e ispirazioni che instillano la nostalgia per i vecchi momenti speciali, sepolti nel nostro passato. Lust for Life è composto da 16 canzoni, per una durata complessiva di 72 minuti ed è forse il lavoro più maturo e completo che la cantante abbia mai offerto ai suoi fan. Nel corso della promozione dell'album, uscito il luglio scorso, i fan si sono scatenati tra teorie e cospirazioni, fomentate anche dal modo di scrivere post che ha Lana negli ultimi tempi. Lana Del Rey sparisce dai social, proprio come Taylor Swift. Negli ultimi giorni Lana Del Rey ha fatto le cose in grande stile, cancellando la maggioranza dei suoi post su Twitter e su Instagram e lasciando tutti senza parole. Ci è voluto davvero poco prima che i suoi 10 milioni di fan se ne accorgessero e gridassero all'operazione Taylor Swift, che per pubblicizzare l'album Reputation e Look What You Made Me Do aveva fatto la stessa cosa. Mentre alcuni l'hanno accusata di un plagio male assortito, altri video gamers, uno dei nomi dei suoi fan, hanno temuto si trattasse dell'ultimo colpo di coda della serie di hackeraggi che hanno visto protagonista Selena Gomez. Riemergendo dalle sue ceneri come l'araba fenice, la rediviva Lana ha però pubblicato un paio di post pochi giorni prima di lanciare il video di Vite Mustang. Il contenuto? Tutto da riflettere, so che viviamo in una nuova epoca con nuove capacità nucleari. Spero che gli stati del mondo possano trovare il modo di comunicare prima che la situazione degeneri. E poi ancora, il più enigmatico di tutti, ci sono ancora moltissimi, meravigliosi misteri che devono essere svelati in questa nostra esistenza. Che cosa avrà voluto dire? In realtà, Lana Del Rey non è nuova a questi momenti mistici. Tra i post Twitter cancellati c'è anche l'intramontabile, quando mi troverò in piedi davanti a Dio, alla fine del mio tempo, spero di non avere più in me nemmeno una singola goccia di talento. Così potrò dirgli che in vita ho utilizzato tutto ciò di cui lui mi aveva fatto dono.